attacca, sai io. Andiamo, allora, a mente sciolta, come dici tu, Gavi, stavamo parlando di lingua, di parola, tu hai detto prima che la parola è la salvezza dell'uomo. Non hai capito un tubo? No. Perché detta così, la parola è stata già la salvezza dell'uomo. È la parola di Gesù, però. Però io non stavo parlando di quella parola. Io stavo parlando della parola, perché Dio ha donato la parola all'uomo, gliel'ha donata, questo è secondo me. Però l'uomo lo deve pretendere che deve parlare, perché se noi abbiamo la grazia di Dio, poi la dobbiamo usare, perché il difficile è anche usare la grazia di Dio, perché il libero arbitrio ci è stato dato, quindi se Dio ha creduto opportuno di dare il libero arbitrio all'uomo, cosa vuol dire questo, uomini? Vuol dire che Dio sapeva, ci ha dato anche la capacità di usarlo, questo libero arbitrio, no? Quindi di distinguere il bene dal male, questo è. Però questa distinzione pare che sia troppo difficile all'uomo. All'uomo di oggi, no? Forse sta perdendo qualcosa, non si sa. Tu hai detto che l'uomo ha fatto un brutto uso della parola e poi mi stavi dicendo pure che non esistono scrittori bravi o perlomeno che gli scrittori sono scrittori che scrivono dai libri, libri dai libri. Beh, io non conosco uno scrittore che ha scritto un libro da dentro il proprio io, il proprio ego. Io questo non lo conosco. Eppure sarebbe tempo che, parlo degli scrittori viventi, perché magari qualche scrittore, diciamo, di antica memoria, magari qualche libro dal proprio ego, può darsi, non lo so, non sono convinto del tutto, però forse andando questi giganti, un libro dal proprio ego, forse l'hanno tolto, no? Quindi, però dei viventi, contemporanei, non esiste uno scrittore che abbia scritto un libro dal proprio ego, sono scrittori che hanno scritto libri dai libri, e che libri, ragazzi? E ti sembra giusto a te? No, ma allora non scrivetelo, e che libri non mi interessa a me. Cioè, questo concetto cosa vuol dire? Cioè, non esistono scrittori che hanno un vissuto dietro pregnante, no? No, praticamente hanno poco verbo vivere, perché io ho scritto dal verbo vivere. L'essere me l'ha dato Gesù, no? Però poi il vivere ho vissuto io, la grazia di Dio serve a ricordarsi dell'avere vissuto e di averlo vissuto secondo una direzione particolare che sa di libero arbitrio, distinguendo il bene dal male. Certo, l'uomo è soggetto a sbagli, però poi si deve correggere, quindi non fare lo stesso sbaglio possibilmente, però Beh, cosa mi stavi dicendo? Questo volevo dire. possibile che non esistano scrittori che abbiano un vissuto, non dico uguale al tuo, ma un vissuto ugualmente interessante. In tutti i casi io non conosco uno scrittore che abbia scritto libro dal proprio ego, ma è come una gallina, cazzo. Un po' da qua, un po' da là, un po' da qua, un po' da lì, che libris, o biblioteche. E invece la tua scrittura perché si differenzia da questi scrittori? In che cosa si differenzia? Questo lo lascia la tua. Intanto la mia scrittura, come scrittura, non si differenzia quella di Padre Padrone, si differenzierà quell'altra che verrà dopo. Nella sostanza si differenzia Padre Padrone, perché è una sostanza diversa. Il verbo vivere è diverso dai gufi che scrivono adesso, che sono gufi e anche troppo, sono magnanimo anche. Ma tu vuoi essere riconosciuto, come autore di Padre Padrone oppure hai in serbo altre cose? Magari c'è un altro Gavino Ledda Io non lo che deve essere so, scoperto, che deve. non devo volere io, la storia parlerà. Sicuramente non mi voglio fermare a Padre Padrone, che è troppo poco, no? Perché sono 40 anni che lavoro e ho seminato e voglio raccogliere adesso. E ora tu stai lavorando anche su altre cose, magari non vuoi dirle o. Io sto lavorando a un libro che ho incominciato dopo il ripudio di Padre Padrone.
dico ripudio nel senso della scrittura, che la scrittura di padre padrone, libro, non è pari all'avere vissuto, quindi al verbo avere vissuto mio. Il verbo mio avere vissuto, il mio avere vissuto, 45, 43, 50, 56, 80, è molto più grande di quello che ho sunteggiato o rappresentato in quelle pagine. Capito, una mia curiosità, e forse questo non te l'ho mai chiesto, ma quando è che ti è venuto in mente di iniziare a scrivere Padre Padrone? Cioè era il primo input, quando l'hai avuto? Io Cioè l'ho quando... avuto da sempre perché mi ero reso conto che ero nato per scrivere, o comunque ero nato per artificare, quindi potevo fare qualsiasi tipo di arte io, Sì, ho volendo. Poi capito. purtroppo o per fortuna, perché non si può dire, io non so, sono io incerto se dire purtroppo o per fortuna, no? E quindi se avessi avuto altre vicende, invece di trionfare la scrittura, trionfava la pittura, oppure trionfava la Canto, scultura, il o canto, quando ero la giovane, la musica, musica, ecco, la la musica. No, fisarmonica. la musica, che cosa fisarmonica? La musica, sarei stato un compositore. Comunque, sempre ritornando a Padre Padrone, cioè tu quando è che hai iniziato proprio a scrivere, a mettere nero su bianco? Eri a Roma oppure qua? No, io sapevo che avrei dovuto scrivere, era sempre una cosa nascosta, latente, gelosamente nascosta, una dimensione nascosta, gelosa, ma ho aspettato che chiedessi un po' di sale alla sapienza di Roma io, e gliel'ho dato io un po' di sale alla sapienza, mica me l'hanno dato loro a me, io gliel'ho dato. Ho fatto vedere al pastore sardo, al pastore della terra, o della terra delle terre, che è la stessa cosa, che un pastore o della Sardegna o del Senegal o dell'Etiopia o dell'America o della Finlandia si poteva laureare, dopodiché ho sito padre padrone, basta, il mio padre padrone, chiunque possiede il suo. Sì, ma tu hai iniziato a scrivere a Roma, quando eri No, all'università. mai. L'università ho soltanto studiato e basta. Quando ho finito la laurea, il 69, in dicembre del 69, sono tornato qua, ero malato, ho guarito e l'estate successiva, quindi nell'estate del 70, ho cominciato ad analizzare il mio vissuto, soprattutto Sì. quell'agropastorale. Quindi ho spiegato a me stesso lo spopolamento delle campagne, l'affluenza, l'inurbamento, no? Agropastorale, cioè l'afflusso dei pastori verso le urbes e quindi l'emigrazione. Mi sono dato una spiegazione. Dopodiché in questi sfoghi di saggistici a me stesso, ho capito che io in effetti ero più narratore che saggio, che saggista, no? Anche con una certificata. E quindi ho detto, ma allora, se la narrazione trionfa sul saggio, io sono un narratore, narro, e così è nato Padre Quanto tempo avevi impiegato per scriverlo? Padrone. Ma in tutto, tra questa parte saggistica e questa parte un po' involontariamente narrativa, diciamo così, o viceversa, si può anche capovolgere. E ho impiegato 5 anni, 4 anni. E tu, Gabi, hai una memoria che è formidabile. Sei riuscito a ricostruire tutto il tuo vissuto in maniera E molto fedele, ho no? fatto bene a farlo, anche se l'ho fatto in una lingua aristotelica, morta, no, perché era già morta la lingua, io non lo sapevo, ma dopo me ne sono reso conto. Però anche una lingua morta può anche rappresentare la morte. E anche la vita un po', là. È forte questa, che la morte possa rappresentare la vita, no? Cioè la lingua morta rappresenta un po' la vita. La vita ancora che stanno vivendo. Infatti stiamo vivendo un po' da morti, eh.
è un po' grottesca questa cosa. Ascolta, tua madre è il libro... Ma forse io me lo voglio chiosare un po', se permette. Cosa voglio dire io con questo? Io dico che la lingua dell'uomo, parlata dall'uomo adesso, è una lingua morta, ma non è morta la mia, no, che sono sarda. La mia, quella che è dentro di me, è vivissima. È morta la vostra, cazzo, quella che è fuori da me. Perché ancora non vi siete accorti, non si sono accorti che stiamo parlando una lingua cadaverica, morta da molto tempo. Quindi il tedesco è morto, l'inglese è morto. Obama parla in una lingua morta. Io lo accento perché uno dice, ma allora l'inglese non è attuale. No, l'inglese è già morto, è morto come è morto l'italiano, nella stessa data. Ma perché sono morte? Perché non riescono ad esprimere che cosa? Perché non riescono ad esprimere, diciamo, intanto lo scibile per come la matematica lo rappresenta. E Calliope non è seconda né a Pitagora né a nessuno, quindi Calliope è la musa della poesia. Quindi, siccome Calliope deve addirittura narrare, poetare il pensiero dell'uomo e dell'animale, della natura, totalmente, perché io non sono solo un uomo, sono tutta la natura dentro di me. In un uomo c'è tutta la natura, tutta. Se poi uno non lo sa, va bene, ma io sono ostrica, ulivo, qualsiasi erba e qualsiasi minerale. Dentro di me c'è tutto. Io sono solo un coro di elementi consapevole di esserlo. Però è importante essere questo. E quindi posso parlare in alluminio, posso parlare in carbonio, oppure posso parlare in ferro, come volete. E quindi la lingua diciamo che ci hanno insegnato... Quella è una cosa di Aristotele, cioè... l'hanno fatta, è antena bucodonosorica, per dire, perché però dopo, alla fine, quando Galileo Galilei ha inventato il metodo moderno della scienza, la scienza si è rinnovata. Poi la scienza si è rinnovata 4-5 volte con Newton, con Maxwell e con Einstein, si rinnoverà ancora e la lingua dell'uomo è uguale a quella di Omero. Ma no, questo non sta né in cielo né in terra. Che Calliope pretende, e a me mi ha detto, ma fammi, vedi un po' di fare qualcosa, fammi cantare. No? Tu questa vocazione alla scrittura anche nuova l'hai sempre sentita dentro di te da sempre? Diciamo da sempre sì, però prima era una cosa istintiva. Ci sono stati momenti in cui io ho adorato l'alfabeto e il codice di Omero, e quindi la lingua di Omero, quindi l'alfabeto di Dante e la lingua di Dante. E fino a Leopardi ero praticamente in paradiso, pensavo di essere, poi è crollato tutto. Ma allora... E questo me l'ha fatto vedere Padre Padrone. Quando, dopo l'ultimo sfogo, mi sono reso conto che praticamente il verbo vivere era superiore al verbo scrivere, ebbè, allora vuol dire che le cose sono due. O io non sono uno scrittore e quindi il mio scrivere è inferiore al verbo vivere mio, oppure è il verbo scrivere mio che è inferiore al verbo vivere mio. Ma il soggetto sono sempre io, allora vuol dire che è la lingua che non funziona, è il codice che non va. Infatti era il codice, quindi... Detto in poche parole, io ho dovuto crearmi e creare a Calliope e anche all'uomo, spero, almeno per poetare, una lingua che ha più parti del discorso, perché le 9 parti del discorso almeno sono più sufficienti. Quindi più parti del discorso, più di 9, più di 9 per 3, 27, anche di più. E allora ecco che vola come il Signore di cui parla Dante. Che è Omero, che sovra gli altri come aquila vola. Però Dante aveva ragione a usare quella lingua. E dopo Maxwell che non va più bene, dopo Einstein che non va più bene la lingua di Omero. Quindi ci vuole una lingua, anzi una parola, che abbia parte del discorso come minimo 9 per 3, 27. Noi abbiamo... L'uomo ha, fino ad oggi, inventariato mentalmente un encefalo, un cervello, una memoria che cammina con 9 parti del discorso. Per giunta 5 invariabili. No, 4 invariabili e 5 invariabili. 4 sono invariabili anche.
Un'altra curiosità, cioè, Padre Padrone, tuo padre l'ha letto oppure Sì, anche non l'ha te mai letto? una No. domanda antichissima. Padre Padrone è il primo lettore di Padre Padrone. Mio padre, Sì. Avramo, è il primo lettore di Padre Padrone. E non, ed è vero, perché ho dato la prima copia appena l'ho avuta io e penso di averla avuta prima che sia andata in libreria. A mia madre, ho regalato a mia madre. Mio padre era in agguato perché voglio sapere cosa sta pensando quello. Perché mio padre aveva un po' di paura perché la coda di paglia ce l'aveva. Poi quando ha finito leggendo il libro e saltellando da una pagina all'altra, io mi immagino la sua lettura, poi non avendo trovato nulla contro di lui, ho detto, ma allora, Gavino ha detto come quello che abbiamo fatto, anche se poi ha fatto una bella risata, però non ci ha messo quello, non ci ha messo quella, mi ha risparmiato, so, e questo è vero anche vero, però era vero anche umanamente così, dai. Ma Tutti facciamo sbagli, quindi non erano sbagli da sottolineare come tu hai sbagliato, no. il titolo Padre Padrone, lui come lo ha accolto? Benissimo l'ho accolto perché era padre e padrone anche. Per lui andava benissimo. Per un uragico va bene, ma anche per Nabucodonosor padre Cioè, non padrone. l'ha vissuto come una connotazione negativa. No, perché ma nemmeno un Achille lo poteva, un Ulisse, non poteva, non l'avrebbe. Perché è padre e padrone, no? Per loro va bene. Non va bene adesso. Che adesso dovrebbe essere padre e amico, ecco, anche. Però padre è mo, perché c'è gente che è padre, non è facile essere, che padre non è che uno genera ed è padre, no, non è così. E invece tua madre come l'ha accolto? Ma mia madre L'ha letto tua madre? beh, certo che l'ha letto, mia madre ci aveva poemi in testa, ci aveva tutto mossa a memoria, sapevamo, il più grande poeta della Sardegna ce l'aveva in testa, proprio come poema per poema, o Gisella, o un altro ancora, lui li sapeva e li cantava anche. Quindi il padre padrone se l'è bevuto mia madre, era il suo libro. E la tua famiglia? Ma questo lo so così, la mia famiglia purtroppo, per le vicende interne alla famiglia non esisteva una famiglia, perché non è potuta esistere, nel senso di sussistere, perché lo strappo primo dalla scuola e dalla famiglia fatto da mio padre Abramo a me nel 45 significava già distogliere un elemento dalla famiglia, per cui questa famiglia. Non lo so se è vero che poi senza di me tutti gli altri formano una famiglia. Secondo me no, perché è stata una famiglia anche deportata in campagna, poi ha avuto delle vicende interne, per cui poi l'emigrazione, uno in Svizzera, un altro in Germania, un altro nell'esercito, un altro nella Guardia di Finanza. Insomma, questa famiglia non ha avuto mai, diciamo, l'opportunità di crescere insieme, per cui la famiglia quasi non c'era. Gabi, chiudiamo con questa cosa, siamo un po' quasi alla fine della registrazione. Tu hai conosciuto il successo, sei stato tradotto in tutte le lingue del mondo. Il successo, quando è giunto il successo, non so se tu aspiravi al successo oppure no, però la tua vita è cambiata e sei cambiata come è cambiata? Allora, io non aspiravo al successo, aspiravo a scrivere un grande libro anche per chi non aveva vissuto quelle vicende, perché è la prima volta che un uomo scriveva il pastore dall'interno, ed è la stessa situazione che adesso, però adesso vorrei raggiungere la stessa cosa, però in una lingua che inventari anche lo spirito dell'uomo, cosa che fino adesso non è stato inventariato.